Siamo andati a Isola Verde, nella parte che la strada nuova che è stata fatta che porta verso l'estuario, dove è stata messa in sicurezza con la ristrutturazione dell'argine. E niente, praticamente su circa 2 km di strada, 1900 metri, abbiamo contato, numero più numero meno, ben 28 o 29 passaggi pedonali, quasi sempre con la segnalazione, quindi con i cartelli, con la cartellonistica. E per realtà, non siamo esperti di diciamo, addetti appunto ai segnali, però apparentemente sembrerebbe, diciamo, un numero un po' troppo esagerato, considerando anche che ci sono altre parti di accesso della città dove la cartellonistica, insomma, è largamente insufficiente. Inoltre ci sono anche dei punti dove, potete vedere anche su alcune foto, dove le strisce pedonali sbucano su nulla, cioè non è che c'è una strada, cioè proprio spuntano sul fosso. Di questa che sappia io, che sappiamo noi, questo lavoro non è stato fatto dall'amministrazione comunale, ma dovrebbe essere stato fatto dal magistrato alle acque, con i lavori di messa in sicurezza dell'argine, che comunque aveva bisogno. È stata fatta anche la parte della pista la pista ciclabile, che inizialmente non era neanche prevista. E quindi, per carità, complimenti per aver fatto alcune cose, ma effettivamente ci sembra un numero troppo elevato di passaggi pedonali. Ci sono tante altre parti della città dove mancano. Vorrà dire che gli abitanti delle frazioni di Calino, Isola Verde, se si lamentano potremmo dirgli: state zitti che voi siete pieni di passaggi per quanto riguarda le strisce pedonali. Come potete vedere, strisce pedonali che terminano sul nulla, cartello,